confermo per questo territorio è che è già perfetto per il nuovo turista. Il nuovo turista vuole stare all'aria aperta, fare sport e quindi godere insieme di arte, storia, cultura e anche di benessere. Quindi, un territorio che si presta naturalmente deve solo sviluppare questa vocazione e noi daremo. Ministro, dopo due anni di Covid... Ma in realtà non è proprio un turismo di passaggio, perché andando a vedere i dati, sia a livello comunale molto interessante, come fossero di circa il 57% in 5 anni, quindi vuol dire che c'è stato un grande salto. Ma oltre a questo, a livello nazionale, abbiamo finalmente, per la prima volta dopo tanti anni, un dato superiore del 10% in termini di percentuale di riempimento delle strutture ricettive rispetto alla Spagna, che è il nostro principale amico concorrente, quindi ulteriormente davanti a Francia e Grecia. Questo sia in aprile, che in maggio, che in giugno. Quindi vediamo l'avviarsi di un'ottima stagione. Oltre a questa, è notizia di ieri, nella classifica mondiale del World Economic Forum sulla competitività del sistema paese, alla voce turismo abbiamo recuperato due posizioni e siamo saliti dalla 12ª alla 10ª posizione. Quindi siamo nella top 10. Certo, possiamo migliorare, ma intanto abbiamo recuperato due posizioni in un anno. Si è parlato, lei ha parlato molto di promozione, le piccole località più piccole promuovere è più difficile, che cosa si può fare? Ma quello che si può fare è quello che stiamo facendo e che vogliamo fare insieme, cioè usare il digitale come strumento per fare molto velocemente il salto. Noi abbiamo rivisto il portale Lab Nazionale Italia.it, però questa è una grande operazione collettiva. Noi diamo a disposizione dei territori, degli operatori, un linguaggio comune, una cornice, poi il dipinto facciamolo insieme. Cicloturismo, le ha detto che sarà un aspetto del turismo che veramente porterà qui non solo tanti utenti, ma anche uno sviluppo in un certo senso, perché è un turismo di quelli positivi, insomma, che tutelano l'ambiente. Ma già oggi il cicloturismo vale in Italia 5 miliardi di euro, che sembrano tanti, ma sono pochissimi rispetto ai 20 della Germania, 20 miliardi di euro, la differenza 15 miliardi, un punto di PIL solo per il cicloturismo. Pensiamo che potenzialità abbiamo, anche perché onestamente paesaggio e clima italiano sono un po' meglio del clima e del paesaggio tedeschi, non me ne vogliono i tedeschi.